carnevalesca pullula di persone, c'è grande fermento qui, quindi immagino che i preparativi siano a un livello serrato. Assolutamente sì, gli uffici sono sempre pieni di gente, chi lavora da una parte e chi lavora dall'altra. Venerdì presenteremo una bozza di programma, presenteremo la nuova immagine del Carnevale. Abbiamo assolutamente confermato Rovelli, che quest'anno ha avuto 5 stelle per qualità di cioccolato. Abbiamo ordinato i primi 130 quintali e adesso ci appronteremo più avanti ad acquistare gli altri 50-60 quintali. Comunque, quindi abbiamo consolidato questa partnership con Rovelli, e venerdì, appunto, come ho detto, presenteremo una bozza di programma, il manifesto, e andremo nel dettaglio sul bando sulle attività creative che abbiamo vinto e a cui abbiamo dato notizia insieme ai nostri referenti in regione, Claudio Minardi e Boris Rapa, che ci sono sempre tanto vicini e che, devo dire, forse negli ultimi anni hanno veramente capito quanto può il Carnevale veramente dare alla Regione Marche, e questo mi fa tanto piacere. Ho capito veramente che sono persone che sensibili a questo evento, perché hanno capito che c'è un cambio di passo, perché da adesso in poi la manifestazione sarà una grande manifestazione che punta, appunto, come abbiamo sempre detto, all'Italia, e non più una manifestazione che rimane nel locale. No!